ti faccio vedere quello che ho preso con i saldi. Sono andata da Pinky, poi da H&M, che hanno messo un uovo al centro commerciale, ero felicissima, e poi da Bershka. Iniziamo con H&M, ho già tutto qui pronto da farvi vedere in modo che non mi impiccio con le buste. Allora, prima cosa che ho preso da H&M sono queste ballerine qui. Sono semplicissime, mi servivano un paio di ballerine beige. Queste qui le vedete, non so come le vedete, credo che le vediate molto chiare, ma sono di un beige color crema più che altro, molto chiare. Sono molto morbide, non danno fastidio dietro al tallone, sapete, no? Quei problemi con le vesciche, è un casino. E hanno questo laccettino qui, carinissimo, che la rendono leggermente più elegante, femminile. Dietro hanno la suola nera, un tacchettino di qualche millimetro proprio. E niente, sono comodissime e le ho pagate solamente 9,90 euro. Naturalmente le ho già indossate e sono veramente comode. Ai piedi non fanno male. Ne avrei volute prendere altre di tantissimi altri colori, però. Dei colori c'era l'imbarazzo della scelta, quindi non sapevo quali prendere e alla fine ho optato per quelle che si abbinano con tutto quanto. Poi ho preso questa bellissima collana, che è praticamente di quelle corte molto accollate, con queste, diciamo, finte pietre color pesca, meravigliosa, con i dettagli dorati, è meravigliosa sull'abbronzatura, ripeto, l'ho già provata e sta benissimo. Ho già fatto un outfit che poi vedrete più in là. E questa qui non era in saldo, però la cercavo da tantissimo tempo, una collana di questo tipo, di questo colore. E l'ho pagata, come vedete, credo, spero vediate, 9,95 euro. Ed è questa qui. L'ultima cosa che ho preso da H&M è un mono orecchino, che anche questo cercavo da un sacco di tempo. Vediamo se riesco a spiegarvi. Allora, vabbè, su questa parte ha una freccia, che praticamente questa parte esce davanti e questa parte esce naturalmente di dietro, con questi piccoli brillantini, e poi quest'altra parte si attacca praticamente in questa zona con questo gancettino, quindi rimane praticamente sì, in questo modo. Molto carino, anche questo ho già provato, e questo veniva 4,95 euro. Non era scontato neanche questo, però vabbè. Appunto, cercavo queste cose. Scusate se la videocamera traballa, ma sono sul letto quindi un po' in bilico. E passiamo a Bershka. Allora, da Bershka ho preso tre cose molto semplici, semplicissime. Allora, fatemi un attimo rivoltare tutto quanto perché è tutto al contrario. Io le cose nei negozi non le provo perché ormai, conoscendo il mio fisico e la mia taglia, appena vedo una cosa so come mi può stare e quindi provo tutto a casa. Per fortuna non mi è mai capitato di cambiare le cose e mandarle indietro. Allora, ho preso questa semplicissima. È tutta stropicciata perché ancora non l'ho stirata. Questa semplicissima canottiera fucsia, giusto per un po' di colore, dato che d'estate mi piace usare con i colori. Ha uno scollo semplicissimo tondo e dietro è fatta in questo modo, con una cernierina che comunque non serve aprire per indossarla, color oro. E questa qui l'ho pagata 5,99 euro. Non credo fosse scontata perché non c'è la parte con lo sconto. Comunque 5,99 euro, semplicissima. Poi mi sono diretta nella parte dove praticamente mettono tutte le magliette sparse delle collezioni vecchie. Quindi bisogna cercare per trovare qualcosa di carino. E per fortuna ho trovato una magliettina molto carina, anche questa molto semplice, ed è nera a maniche corte, con appunto la zona delle maniche e la parte leggermente dietro di pizzo. Il resto è di un tessuto molto morbido, quindi molto fresco, e poi dietro ha una cerniera che praticamente va per tutta la lunghezza fino a giù. Sotto è leggermente più lunga del davanti e, anche se sembra larga, scende abbastanza
non aderente, però comunque lineare, non è troppo larga. Questa qui l'ho pagata da 14,99 euro con il 60,4%, attenzione, di sconto, 5,99 euro. Dato che ce n'era un'altra color beige, ero un po' indecisa su quali prendere e alla fine, naturalmente per come sono fatta io, l'ho presa anche beige e ve la mostro subito. È di un beige molto chiaro, è praticamente lo stesso modello, quindi niente di che, giusto per farvela vedere. Spero che c'entri nell'inquadratura, spero che la vediate. È, come dicevo, lo stesso modello di quella nera, semplicissima. Questa qui l'ho già indossata, infatti il cartellino non c'è, però sempre 5,99 euro. Non so se ci fossero stati altri colori, chissà, magari li avrei presi. Poi, ultima cosa, sono passata da Pinky. Da Pinky ho preso solamente due cose, però due cose di cui sono fiera. Una di più, naturalmente, perché una è un paio di orecchini, quindi niente di che. Però sono molto carini, sempre sulla scia del Pesca Beige. Sono andata molto sui colori neutri, a parte la canottiera di Bershka. Sono questi orecchini. Sono a cerchio. Scusate il telefono. Rieccomi. Dunque, ho preso questo paio di orecchini. Sono a cerchio e poi hanno dentro praticamente questa sorta di pietruzze che vanno dal rosa all'azzurro. Poi queste qui trasparenti sempre sull'azzurro e poi sono intervallate da dei ciondolini color argento. Sono bellissimi, danno una luce al viso veramente bella e li ho pagati 5,95 euro. Non so quanto possiate vedere. Vi metterò poi tutte le foto delle cose indossate perché dalla stampella non rende praticamente niente. Poi da Pinky ero un po' così a girovagare speranzosa di trovare qualcosa e ero in cerca da mesi veramente di un paio di pantaloncini color pesca. Non troppo acceso, non troppo chiaro, a tinta unita, semplicissimi, perché li ho visti nel video di Vividelicious, non so se la conoscete, sicuramente sì, e poi in vari video di ragazze americane. E quindi vabbè, avevo un po' abbandonato l'idea di trovarli. Invece da Pinky il mio occhio è andato su questo paio di pantaloncini, cioè praticamente ho trovato i pantaloncini della vita, perché sono i pantaloncini color pesca che volevo, semplicissimi, non troppo a vita alta perché nel negozio trovo solo pantaloncini a vita alta, incredibile. Sono fatti così, con questo bottoncino dorato qui sul davanti e poi hanno la particolarità che non mi dispiace affatto di avere, scusate, un pelo di brio, il mio cane, no. E che, oddio, che stavo dicendo? Ah sì, non so quanto riuscirete a vedere. Questi inserti sulle tasche di, oddio, no, neanche pizzo, comunque simil pizzo, poi comunque vi metterò la foto in alta definizione in modo che possiate vedere bene, e quindi sono questi qua, semplicissimi, rosa pesca del colore che volevo io, sono perfetti, sono felicissima, e quindi, costavano 29 euro e li ho pagati 15, non mi importava niente del prezzo perché li avevo trovati e quindi questi qua. Gli acquisti sono finiti, adesso vi lascio le foto. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti per quanto possano essere stati semplici comunque. Oddio. Aiuto. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Vi aspetta un altro video perché ho una bustona piena così di cose, sempre prese con i saldi di abbigliamento. Però nei negozi un po' anonimi della mia città, senza nome, non quelli come Pinky, Bershka, H&M. Quindi li dividerò in questo modo. Negozi conosciuti, tra virgolette, e negozi così random. Quindi io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!